Si chiude stasera a Scoglitti Fish Home il pesce fresco a chilometro zero, l'evento in due giornate organizzato dal Gacchibleo per la valorizzazione dei prodotti ittici della costa Iblea. Dopo le tappe estive di Fish Road, un appuntamento invernale con cui il Gacchibleo vuole continuare a gettare le basi per realizzare una campagna di promozione del pescato locale, esaltandone la bontà e il basso costo. E proprio in cooperazione con gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, passando attraverso quel mix ormai famoso fatto di laboratori del gusto e ricette popolari e creando una rete fra gli operatori turistici delle aree costiere coinvolte nell'ottica della destagionalizzazione turistica. Ieri, nonostante la pioggia, in centinaia hanno preso parte alla prima delle due giornate in piazza Sorella Arduina Scoglitti. Con la conduzione di Salvo La Rosa sono tornati i protagonisti i pescatori, le loro mogli e gli chef dei principali ristoranti locali che hanno preparato l'ormai famosa focaccia di pesce, il sushi bleu e il risotto ai frutti di mare. Protagonisti per un'integrazione reale e concreta anche ragazzi del Marocco della parrocchia Spirito Santo di Don Beniamino Sacco, che hanno preparato il loro squisito sushi di pesce e poi prodotti tipici della nostra terra, pomodoro, zucchine e dolci, il tutto annaffiato da buon vino, a fare da cornice all'evento lietato dalla musica di Luciano Busacca l'esposizione di auto storiche. Oggi alle 17 si continua nei locali dell'Associazione dei Pescatori San Francesco in via Catania Scoglitti con il il convegno Gacchibleo, iniziative promosse e obiettivi raggiunti. Il sindaco di Vittoria e presidente del Gacchibleo, Giuseppe Nicosia, si è detto soddisfatto per l'ottima riuscita dell'iniziativa, che ha riscosso un ampio consenso di pubblico, nonostante la pioggia e il periodo festivo invitassero a trascorrere una tranquilla domenica casalinga.